Ecco, darei la parola ora a Marina Vitullo che parlerà delle emissioni e degli assorbimenti dal comparto delle foreste e dei cambiamenti dell'uso del suolo. Buongiorno, sì, come diceva appunto giustamente l'ingegner Galioso, parlerò della parte relativa alle foreste nell'ambito del protocollo di Kyoto, perché come diceva appunto Daniela Romano nella presentazione precedente, nell'inventario delle emissioni c'è il settore, l'ULUCF, cioè uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e foreste. I cui dati però non vengono contabilizzati nell'ambito del bilancio nazionale delle emissioni, mentre la parte relativa al protocollo di Kyoto, le cosiddette attività KP, l'ULUCF, ovvero adesso vedremo quali sono, fanno parte del bilancio nazionale. Sappiamo che appunto il protocollo di Kyoto ha stabilito degli obiettivi di riduzione delle emissioni per ogni stato, per ogni stato che ha aderito e ha ratificato il protocollo di Kyoto, e in particolare l'obiettivo di riduzione fissato per l'Italia è pari al 6,5% delle emissioni di gas serra relativamente alle emissioni che si sono registrate nel 1990. Questo obiettivo è valido per il cosiddetto primo periodo di impegno, ovvero nel periodo per i 5 anni che vanno dal 2008 al 2012. Inoltre, il protocollo di Kyoto ha previsto la possibilità di utilizzare i cosiddetti sinks, ovvero i pozzi di carbonio, per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas serra. E come abbiamo visto, l'ISPRA è quindi responsabile sì dell'inventario nazionale delle emissioni, ma è inoltre responsabile anche della comunicazione e della contabilizzazione relativa al protocollo di Kyoto, e in particolare l'inventario appunto delle emissioni è lo strumento che serve poi a verificare la compliance dell'Italia relativamente al primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Quali sono gli articoli del protocollo di Kyoto che parlano specificamente di foreste? Sono due. C'è l'articolo 3.3 che stabilisce che le emissioni e gli assorbimenti di anidride carbonica e di altri gas serra che risultano dalla costituzione di nuove foreste, quindi le attività di afforestazione e riforestazione, o dalla conversione delle foreste in altre forme di uso del suolo, quindi la deforestazione, possono essere contabilizzati nei bilanci nazionali di emissione di gas serra, purché siano avvenute dopo il 1990 e purché siano state causate direttamente dall'uomo. Poi c'è l'articolo 3.4 che invece dà la possibilità ai diversi Stati membri di eleggere le cosiddette attività addizionali, che sono la gestione forestale, la gestione dei suoli agricoli, la gestione dei prati e pascoli e la rivegetazione. E permette quindi la contabilizzazione delle emissioni e assorbimenti relativi a queste eventuali attività addizionali, purché sempre siano avvenute dopo il 1990 e siano state intenzionalmente causate dell'uomo. L'Italia ha deciso di eleggere tra queste attività addizionali la sola attività di gestione forestale, ascrivendo ad esse tutte le superfici forestali italiane, fatte salve le superfici che sono state sottoposte alle cosiddette attività ARD, quindi attività di afforestazione, riforestazione o deforestazione. Sono diverse anche le modalità di contabilizzazione e di stima relativamente alle attività previste dai due diversi articoli del protocollo di Kyoto, perché mentre per quanto riguarda le attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione, quelle previste dall'articolo 3.3, non è previsto alcun limite in termini di rendicontazione e quindi contabilizzazione degli assorbimenti, quindi si parla del cosiddetto full carbon accounting, per l'attività di gestione forestale, per ogni paese è stato fissato un limite massimo, il cosiddetto cap, che per l'Italia è pari a 10,2 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Quindi, considerando i 5 anni, del periodo di impegno, dal 2008 al 2012, arriviamo a 50,97 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
Altra informazione fondamentale per quanto riguarda la contabilizzazione di queste attività è che l'Italia ha deciso di rilasciare i crediti di carbonio legati alle attività forestali, previste dagli articoli di cui abbiamo parlato finora, in un'unica soluzione alla fine del periodo di impegno, ovvero nel 2014, che è l'anno in cui appunto è stato effettuato il bilancio per il periodo 2008-2012. E quindi la comunicazione effettuata ieri dal nostro istituto, quella di cui stiamo parlando oggi, contiene i dati ufficiali relativi alla contabilizzazione dei crediti legati alle attività forestali. E questa è la tabellina della contabilizzazione dell'accounting che è inclusa ovviamente nella comunicazione che è stata fatta ieri e che appunto contiene i dati ufficiali relativi a queste attività. In particolare la prima riga che vediamo qui riporta in termini negativi, perché stiamo parlando di assorbimenti di CO2, riporta appunto gli assorbimenti di CO2 equivalente relativi alle attività di afforestazione e riforestazione. I dati sono relativi ai diversi anni del periodo di impegno, quindi dal 2008-2012, vediamo che siamo sull'ordine dei 6-7 mila milioni di tonnellate, e poi abbiamo il totale che viene riportato nell'ultima colonna, ovvero la quantità da contabilizzare, che è pari a circa 34 mila milioni di tonnellate di CO2. La riga successiva invece riporta dei valori positivi, perché stiamo parlando di emissioni, in particolare le emissioni che sono legate alla conversione di foresta in altri usi del suolo, quindi sono legate alla deforestazione, anche se diciamo la deforestazione non è un problema particolarmente grave in Italia, comunque dà luogo a delle emissioni pari più o meno a 2.000 milioni di tonnellate l'anno. Per arrivare a un totale che verrà poi contabilizzato pari a 9.742 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Discorso a parte, abbiamo visto, perché ci sono delle regole di contabilizzazione diversa, è relativo all'attività prevista dall'articolo 3.4, ovvero la gestione forestale, perché possiamo vedere che mentre nelle colonne relative ai diversi anni sono riportati gli effettivi assorbimenti della gestione forestale, che come abbiamo visto sono abbastanza variabili e variano dai 23.000 milioni di tonnellate fino ai 30.869 milioni di tonnellate di CO2 nel 2010. Sono sì, milioni di tonnellate, sì, scusate. No, la virgola non è un decimale, ma è un separatore di migliaia, sì. Questa è presa direttamente dalla tabella dell'accounting, quindi con la notazione internazionale. E quindi il totale per i 5 anni del periodo di impegno è pari a 136.000 milioni di tonnellate. Però vediamo che nella tabella, nell'ultima colonna, abbiamo visto che per la gestione forestale abbiamo comunque un limite, la quantità che deve essere riportata non è il totale degli assorbimenti, ma è la somma del limite che ci è stato assegnato anno per anno, per cui stiamo parlando di 50.967 milioni di tonnellate. Quindi gli assorbimenti... Migliaia di tonnellate, scusatemi. Scusate. Quindi gli assorbimenti totali il periodo 2008-2012 quindi sono pari a 75 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. I dati appena visti sono il risultato del lavoro di ISPRA, ovviamente, visto che il nostro istituto è responsabile della rendicontazione e della contabilizzazione, ma in realtà sono il risultato anche di un lavoro congiunto che ha visto coinvolti diversi enti e istituzioni, a cominciare ovviamente
dal team dell'inventario forestale nazionale, ovvero il Corpo Forestale dello Stato, il CRAE MPF, che ha fornito supporto, ma fondamentalmente ha fornito i dati per la stima delle superfici e tutti i dati utili che poi sono entrati nella stima del carbonio assorbito. Inoltre, con il CRAE MPF è stato possibile effettuare un'indagine ad hoc per determinare le aree deforestate. Altro importante contributo è venuto sempre dal Corpo Forestale dello Stato per la stima delle emissioni di incendi, in quanto il database messo a disposizione dal CFS relativo alle aree percorse da incendi ha permesso di aggiornare ed affinare la metodologia di stima. Quest'ultimo lavoro fatto in collaborazione con l'Università della Tuscia. Ed è fondamentale per me ribadire il fatto che aver pianificato insieme a tutti i diversi soggetti coinvolti una strategia condivisa ha permesso alla fine di realizzare un vero e proprio sistema inventariale nazionale per la contabilizzazione degli assorbimenti di carbonio legati alle attività forestali del protocollo di Kyoto. Vi lascio con un'ultima slide relativa alle criticità della parte contabilizzazione di queste attività forestali. Abbiamo visto che l'inventario è sottoposto ogni anno ad una dettagliata review da parte degli esperti UNFCCC e che in particolare la review che avrà luogo quest'anno sarà particolarmente importante, in quanto verrà verificata la bontà dei dati riportati dall'Italia che verranno appunto poi utilizzati per la compliance relativamente all'obiettivo di riduzione del protocollo di Kyoto, e in quest'ambito verranno valutati anche la bontà delle stime relative agli assorbimenti di carbonio delle attività forestali. Mentre siamo abbastanza confidenti che i dati relativi alla gestione forestale non saranno oggetto di particolari osservazioni, questo sia sulla base delle osservazioni avute nelle review degli anni precedenti, sia tenendo conto del fatto che comunque per le attività di gestione forestale c'è un limite molto conservativo rispetto ai reali assorbimenti che si verificano ogni anno, ci preme sottolineare una criticità potenziale per quanto riguarda le attività di afforestazione e riforestazione, legato soprattutto a quanto ci chiede di riportare la metodologia IPCC Good Practice Guidance for LULUCF, che è la metodologia di riferimento per la stima delle emissioni in questo particolare settore, in quanto nella metodologia è appunto previsto che le aree che devono essere riportate nell'ambito di questa attività sono le aree che sono effettivamente il frutto di una diretta azione antropica. Quindi questo pone in qualche modo una criticità per l'Italia, in quanto noi abbiamo degli strumenti normativi che tutelano le foreste in modo anche abbastanza efficace. Non abbiamo però, così come altri paesi europei, non è un caso soltanto italiano ovviamente, però per l'Italia ovviamente è particolarmente sentito, non abbiamo alcun strumento che in qualche modo leghi o protegga anche la cosiddetta riforestazione naturale, che poi è una parte non irrilevante di tutta la quantità che viene riportata nell'ambito delle cosiddette attività di afforestazione e riforestazione. E con questo ho concluso, grazie.